anche a te. Per alta tensione si intende una tensione elettrica superiore a 30.000 volt. Un traliccio ad alta tensione è una struttura finalizzata al trasporto di energia elettrica. L'altezza media di un traliccio ad alta tensione va dai 30 ai 50 metri. È necessario l'utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale, qualora non vi siano gli idonei sistemi di protezione collettiva. L'applicazione della messa in sicurezza esige che tutte le persone coinvolte si assumano pienamente le loro responsabilità. Salivano praticamente a mani, quelli che sono piani vertici non venivano scattati all'inizio, non salivano più. Non c'era scale, non c'era doppia cinghia a quei tempi, e andava con gli sci d'inverno, con il pelle di foca, a vedere la linea se c'era qualche guasto. Una volta non sentivo più le mani, è caduto un filo, entrava nelle ossa al freddo. Ho detto neanche allo stadio, meno 25, sentito così freddo. Come prima di un decollo, assicuratevi che tutto sia correttamente fissato, regolato e posizionato. Durante la salita rispettate l'ordine delle manovre. Devono sempre essere presi in considerazione i limiti e valutati tutti i rischi. Il mio paese vi ha preso una scossa, sì. Eravamo a cambiare isolatori, c'era un temporale lontano, abbiamo sentito crack, la sensazione del blocco delle ginocchia dei gomiti. Mettilo bene. È giusto, ah! Via il carrello! Una volta dovevamo cambiare degli isolatori che erano rotti e sulla trave c'era sta neve e lì è andato a prendere le scope. Buttare via la neve e poter fare il lavoro, era come andare a pattinare su tralicci, si scivola al cuoca, sarà stato a 20 metri. Di fronte al rischio di una caduta nel vuoto, solo l'ancoraggio è in grado di garantire l'arresto. Gli ho detto: facciamo una scommessa, i primi che arriva in cima tocca la fine e scende. Sono arrivato io prima. Gli ho detto: se vedevo che tu eri davanti, mi buttavo giù per arrivare prima di te. A me piaceva, non cambierei neanche un posto in banca, io lavoro. Perché in realtà è lo spirito di squadra che fa la differenza. Cioè il fatto di non saper fare una cosa, ma impararla assieme,
è un qualcosa che praticamente permette di non farsi male. Un uomo medio, in piedi, pesa 80 kg, ma se fa un salto di pochi centimetri arriva a pesare 90 kg, perché viene sommata l'energia dovuta all'atterraggio dal salto. Se quindi cade da un'altezza di anche solo 1,5 m, arriva a pesare circa 800 kg. Ricordatevi che i sistemi anticaduta non hanno come obiettivo quello di impedire la caduta, bensì quello di evitare l'atterraggio.